Dietro le mie spalle c'è il Po. Per noi il Po è vita, ma è un posto magico, incontaminato. La pesca. Senza il Po noi non esisteremmo. L'agricoltura è la linfa vitale. Girovagando per il delta del Po, siamo incuriositi da una stazione di sifonaggio in piena attività. Chiediamo al responsabile di farci conoscere lo scopo del suo lavoro. Ne segue un racconto interessante, ricco di notizie ed esperienze di vita. Qui siamo come in Olanda, noi abbiamo il problema della subsidenza. Che cos'è la subsidenza? La subsidenza non è nient'altro. Il livello della terra che è sotto il livello del mare e sono circa 3,5 metri di media. La subsidenza è un doppio pericolo e costringe gli abitanti a difendersi sia dal fiume che scorre sopra, sia dall'acqua che filtra da sotto la terra. A questo ci pongono rimedio le idrovore, che sollevano l'acqua per scaricarla all'esterno del delta, mentre le stazioni di sifonaggio prelevano l'acqua dal fiume per l'irrigazione. Questa, che vedete, è una stazione di sifonaggio dell'acqua. Che cos'è il sifonaggio? Non è nient'altro che la presa dell'acqua dal Po attraverso un tubo e la si mette in una vasca. Lei mette in moto un meccanismo, che è una pompa chiamata pompa del vuoto, che fa sì che fa il vuoto, quindi riempie il tubo, poi si spegne e l'acqua corre piena su, attraverso il tubo. Come si fa con una canna per travasare il vino? Una cosa elementare, diciamo. Ma c'è un problema, il così definito cuneo salino, cioè il mare che penetra dentro il delta rende l'acqua inadatta all'irrigazione. Ed entriamo nel vivo del lavoro di Ferruccio Toso. Devo fare dei monitoraggi con degli strumenti. Questi strumenti si chiamano salinometri o conduttori di salinità. Prima di aprire questi sifoni per prelevare l'acqua del Po, devo fare un ulteriore esame, vedere se in superficie mi dà dei dati significativi per cui poter dare acqua, aprire. Avendo un sifone in superficie, io pesco meno sale, perché il sale è più pesante e quindi va giù. Gli altri tre sifoni, che sono più in profondità, rimangono fermi. Nel qual tempo mi vedo venire sempre meglio la salinità, vado ad aprire anche gli altri sifoni, vado a fare delle prove, diciamo. A complicare le cose subentra una duplice variabile, la marea e la portata del fiume. Io non ho orari ben specifici, seguo le maree. Ho un libro in cui io guardo quando c'è la marea minima, c'è la marea media, la marea massima praticamente. Poi un'altra variabile importante che può giocare a nostro favore o a nostro sfavore, se a monte c'è una portata maggiore d'acqua, qui diminuisce il problema, ma se a monte c'è una prevalenza molto blanda, il problema si crea molto. Può succedere anche che possa rimanere chiuso l'irrigo per alcuni giorni, proprio per il non ricambio dell'acqua. Ferruccio ha a cuore il lavoro di chi vive di agricoltura e non esita a lavorare nei più disparati orari. Quando ci sono dei problemi che i loro raccolti stanno soffrendo di acqua, vengo anche di notte qua a controllare e a misurare l'acqua, se si può dare oppure no. Faccio sì che se è buona, mi metto più acqua possibile per irrigare i loro campi. Il mio, diciamo, è una missione, è proprio un aiutare le persone affinché possano gioire, diciamo, del loro prodotto, che è la vita stessa dell'agricoltore praticamente. E questo mi ripaga di tutto ciò che io ho fatto e che sto facendo tuttora. La salinità è incostante e può all'improvviso variare a causa di un fenomeno che considera quasi un mistero. A volte l'acqua salina risale, però non so per quale mistero si formano delle sacche di acqua dolce in cui io riesco ad attingere anche per parecchie ore. Dopodiché, come per magia, sparisce e diventa l'acqua salata lì. Ancora un altro fenomeno particolare dove tutto sembra andare contro le leggi della natura. Io mi trovo a Cassella in questo momento e sono a circa 6 km dal mare. Quindi si presume che a Santa Giulia, che è a 4 km verso mare, che sia salatissima. No, accade il contrario. Là l'acqua è dolce, è buona. E qui che sono a 7-8 km più in qua, diventa salata, è salata, e non ho mai capito questo mistero, diciamo.
Ci spiega anche che l'acqua potabile non esiste nel sottosuolo perché mescolata con il mare, salvo un'eccezione. C'è una curiosità in questa zona dove lavoro io, che è lì, località Pineta. C'è lì una piccola azienda di agricoltori che riescono a prelevare dell'acqua dal sottosuolo. Si dice che quest'acqua arrivi dai Monti Iberici, che quest'acqua è buona ed è potabile, è una delle poche zone che si riesce ad attingere qualcosa, diciamo. Dice Ferruccio, a volte mi sembra di essere un pelle rossa che fa uso di tutti i sensi per capire cosa succede intorno. Ecco perché è diventato simpaticamente il mago del tempo. Poi gli uccelli, i gabbiani, sono come dei segnalatori. Questo accade quando i gabbiani si uniscono a 5-6 e fanno dei giri in senso orario e anti-orario. Le persone che poi incontro nel mio lavoro mi chiedono, Ferruccio, non sai niente se domani o oggi piove? Gli dico, guarda, c'è ancora una settimana di buona stagione, però la prossima ti posso dire che ci sarà qualcosa. E difatti, dopo 2-3 giorni al massimo, stai sicuro che piove. E allora loro mi hanno soprannominato il mago, mi chiamano il mago del tempo, ma è così carinamente, così... Un episodio della sua infanzia ci fa capire forse il motivo di questa sua sensibilità. Una notte con mio papà stavo pescando a Cefali, era verso le 10:30, 11. Mio papà mi dice di sobbalzo, Ferruccio, tira su le reti che sta arrivando su un temporale, che sta arrivando qualcosa di forte. Ma io gli dico, ma papà, che cosa stai dicendo? Ma se guardo il cielo e ci sono le stelle, com'è possibile? Non vi dico, è passata mezz'ora, 40 minuti, si è alzato un vento fortissimo, un temporale che io non ho mai visto nella mia vita. Quell'avvertimento lì ci ha salvato la vita, perché noi eravamo in po'. Mi hanno insegnato ad ascoltare la natura, a guardare la volta mostellata, ma soprattutto ad ascoltare il vento, a guardare l'acqua, gli animali. Osservando queste cose, l'uomo impara, l'uomo ha tutto da imparare, l'uomo è nulla senza di essa. Un appello di Ferruccio ai tanti visitatori che vengono ad esplorare l'indimenticabile percorso del Delta del Po. Il Delta è uno degli ambienti più belli che esistano, ma per scoprirlo bene bisognerebbe che le persone oltre che venire qua parlassero anche con le persone locali, perché conoscono il Delta come le loro mani. E, ad esempio, io adesso sto parlando, dietro le mie spalle c'è il Po. Per noi il Po è vita, è proprio vita, perché senza il Po noi non esisteremmo, perché l'agricoltura è la linfa vitale, è quella che ci dà da vivere, la pesca. Questo è un posto ancora selvaggio, ma è un posto magico, incontaminato. Quindi le persone che verranno qua dovranno, diciamo, quasi familiarizzare con le persone che ci sono qua, che quello vivono, per riscoprire anche molti altri segreti del Delta.